La festa Federicina continuerà fino a domani con un programma ricco di eventi alle Torri del Balio e per le vie del borgo. Ogni giorno il tipico villaggio medievale con i mercanti, gli artigiani, i cavalieri, i popolani, i suoni, gli odori e i sapori del Medioevo, l'accampamento con gli sport medievali. Sarà coinvolto inoltre l'intero borgo di Erice con sfilate itineranti di musici e sbandieratori. L'ingresso al villaggio medievale e agli spettacoli sarà gratuito. Per partecipare agli eventi è previsto l'obbligo del Green Pass. Stasera la notte medievale a partire dalle 21:30 nel Teatro dei Giardini delle Torri del Balio a Erice, una notte di spettacoli con acrobati, artisti del fuoco e racconti medievali. Lungo le vie e i cortili del borgo sarà allestita una suggestiva mostra di abiti medievali riprodotti fedelmente dall'artista Ignazio Rondone del gruppo Conte Cutelli di Valledolmo. La notte Federicina l'abbiamo inventata, tra virgolette, per sostituire quello che era il grande spettacolo della domenica che si faceva una volta negli anni passati, visto, davanti al Duomo. Visto che questo non si può fare, abbiamo creato questa sorta di grande serata della notte Federicina, dove praticamente artisti, acrobati, gioco del fuoco, insomma, varie diciamo, reparti del Medioevo si esibiranno alla presenza anche di Re Federico e della moglie Eleonora, quindi un modo per condividere, ma anche lì purtroppo devono essere a numero chiuso, quindi avremo solo la disponibilità tramite prenotazione appunto per poter partecipare alla serata e già è quasi esaurito come numero disponibile di posti. Domani alle 18:30 si giungerà davanti al Real Duomo di Erice con Re Federico III di Trinacria e consorte, le guardie e i cavalieri, i nobili e i popolani di Erice che renderanno omaggio alla Vergine Maria. Un'estate che durerà fino al 4 di novembre quest'anno, grazie a una serie di manifestazioni che abbiamo organizzato, abbiamo pianificato lungo il mese di settembre, ottobre, appunto fino al 4 di novembre. L'intento dell'amministrazione è sicuramente quello di destagionalizzare, di spalmare anche flussi turistici, intercettarne di nuovi lungo periodi che solitamente sono poco diciamo, frequentati. E quest'anno abbiamo avuto una grande sorpresa. C'è stata la ripresa dei tour operator provenienti da diverse nazioni d'Europa e questo è un potenziale che dobbiamo sfruttare. Inizierà il traffico crocieristico e abbiamo in attivo anche una collaborazione con le scuole e cercheremo di adoperare, diciamo, una strategia di comunicazione anche con le agenzie di viaggio e tour operator a livello nazionale per cercare di incrementare i flussi fino alla prossima estate.